Ciao a tutti! Voi sapete bene che sono rimasto estasiato dalla lettura di Piranesi, che tra l'altro è il libro più discusso e chiacchierato del momento, per di più etichettato come fantasy. Per me è stata una delle più grandi sorprese degli ultimi tempi e continuo a consigliarlo perché è un libro unico che sfida anche la categoria del genere letterario per diventare un pastiche onirico, labirintico, per rimanere nel tema del libro. È veramente spiazzante. Io l'ho amato, l'ho trovato poetico, l'ho trovato psicologico, l'ho trovato denso, pieno di simbologia. Io stesso sono alla ricerca di libri che hanno questo tipo di approccio. E anche voi, perché ho ricevuto su Instagram diverse domande da persone che mi chiedevano libri analoghi a Piranesi. Quindi ho colto comunque questa hype per consigliarvi 10 libri che a mio parere possono piacervi se avete amato Piranesi, il romanzo di Susanna Clarke. Ovviamente sono dei libri che non sempre virano nel genere fantasy, ma che secondo me per approccio, per come è strutturata la narrazione e per altri tipi di tematiche sicuramente possono fare al caso vostro se cercate letture similari o quantomeno dello stesso mood. E quindi eccoci qui, 10 libri da leggere se avete amato Piranesi di Susanna Clarke. E inizierei subito col primo libro, che anche per me è stata una lettura abbastanza recente, di un'autrice che adoro alla follia. Stiamo parlando di Leonora Carrington, una pittrice che è considerata una dei nomi più importanti della corrente del surrealismo e che, al di là della sua carriera di pittrice, ha di tanto in tanto aperto le porte anche alla letteratura. Lei è principalmente nota per i racconti brevi, che in Italia sono raccolti all'interno della Debuttante, edito Adelphi. Io vi consiglio Il cornetto acustico, che è tra l'altro la sua opera più celebre. È un romanzo che vira nel fantasy comunque, ma che flirta con mitologia, simbologia, ed è un romanzo estremamente divertente e coinvolgente. È il racconto di questa signora anziana, Marion, una donna di 99 anni, unita da una profonda amicizia con la divina Carmeia, un'altra signora anziana, che offre in dono alla protagonista questo cornetto acustico tempestato di diamanti e gemme preziose. Un cornetto acustico che non solo migliora l'udito dell'anziana protagonista, ma la spinge anche a ascoltare quelle cose che le persone attorno a lei non vogliono rivelarle. E grazie a questo cornetto acustico, Marion scopre che i familiari vogliono sbatterla in un ospizio, perché è diventata un peso, sostanzialmente. Lei ama la libertà, ama la vita, vuole starsene per i fatti suoi, detesta la sua famiglia, ma alla fine cede e viene inviata in questo ospizio, che è una sorta di setta, ok? È una setta occulta che si basa sulla trovare la forza interiore, un po' self-help, new age strano, dove avranno luogo tantissime virate surreali che hanno a che fare con ere geologiche, glaciazioni, la ricerca del Santo Graal e persino un omicidio. È un libro pazzesco, unico nel suo genere, pieno di inventiva, surreale, ispiratissimo, che è come entrare all'interno di un dipinto surrealista. Ma allo stesso tempo non aspettatevi una cosa nonsense, è un libro estremamente denso di rimandi, di contenuti, molto letterario e avvincente, quindi vi piacerà. Il secondo libro che vi voglio consegnare arriva direttamente dalla letteratura praghese e sto parlando di Valeria e la settimana delle meraviglie di Vítězslav Nezval, che io ho letto perché ho visto e adorato, è entrato nella mia top 10 dei film preferiti, Valerie and the Week of Wonders, un film surreale tratto da questo romanzo. È un romanzo che appunto ci racconta di Valerie, una ragazza di 13 anni che scopre che la sua infanzia è terminata nel momento del primo ciclo mestruale. A questo segue la settimana del primo ciclo, che trascinerà la ragazza nel mondo del surreale dei sogni, quindi una Alice nel Paese delle Meraviglie fuori di testa, dove entreranno in gioco anche i vampiri, l'occulto. Quindi è un fantasy sopra le righe, estremamente surreale e che ha a che
fare anche con l'horror, l'interiorità, molto fiabesco, veramente spiazzante, unico nel suo genere. Ovviamente vi consiglio anche il film, che adoro particolarmente, ma leggere anche il romanzo è essenziale perché anche per la letteratura praghese è un libro di culto, quindi non lasciatevelo scappare. Se avete amato Piranesi, non posso che consigliarvi anche un libro su cui vi faccio una testa così. È un libro che io ho scoperto per caso ed è la miglior cosa che succede, che possa succedere, scoprire libri per caso e trovarsi di fronte a piccoli capolavori. E sto parlando di La Stanza di Jonas Carlson, che è una sorta di romanzo psicologico molto peculiare che, come Piranesi, ha a che fare con architetture misteriose, se vogliamo. Il protagonista è un impiegato in un'azienda svedese dove il suo sogno è quello di avanzare a livello di carriera, diventare potente, diventare l'esperto massimo del suo lavoro. Detesta fortemente i suoi colleghi, che vede invece come degli scansafatiche che non vedono l'ora di fare la pausa caffè. Lui è invece l'impiegato modello, è l'impiegato che sa far tutto e addirittura arriva a misurare col timer le pause pipì che fa, ma la sua vita cambia quando scopre che nel corridoio c'è una porta che conduce a una stanza dove nessuno entra. Lui decide che, per concentrarsi, per non farsi distrarre dai gossip dei colleghi, decide di lavorare diverse ore lì dentro e di trovare la concentrazione. Però diciamo che proprio in quel momento tutti i colleghi iniziano a sparlargli dietro e a fargli domande strane. Ad esempio gli chiedono: scusa, ma come mai tu te ne stai fermo in corridoio per ore intere a fissare il vuoto senza rispondere, senza reagire? Quindi, questa stanza misteriosa esiste o no? Ovviamente il protagonista prende tutti per pazzi, cioè pensa che sia tutto un complotto ai suoi danni perché lui lavora e basta, e invece pare che probabilmente sta uscendo di senno. È un romanzo geniale, perché poi ci porta, soprattutto dalla seconda metà in poi, continuamente a mettere in discussione quello che conoscevamo prima. Il narratore, il protagonista, non a caso, è un narratore su cui non vale la pena fidarsi troppo, ecco. È fantastico, originale, inquietante, coinvolgente, kafkiano, pieno di colpi di scena, molto ispirato. È un romanzo unico che dovete assolutamente leggere e tra l'altro è edito da ISBN Edizioni, una casa editrice che purtroppo non c'è più, e quindi ci sono i fondi di magazzino di questo libro, che se nessun'altra casa editrice pubblicherà sparirà nel nulla, quindi affrettatevi perché adesso ve lo tirerò dietro. Io l'avevo comprato a 2 euro al libraccio, quindi troverete anche voi la vostra copia a pochissimo. Su Amazon, ad esempio, c'è, quindi fatelo perché vi piacerà davvero tanto. E vi piacerà davvero tanto, secondo me, se avete amato Piranesi, anche un libro strambo che fa parte di quella fantascienza weird, un po' machiavellica. Anche qui, secondo me, è molto simbolico, è molto cupo. Un libro di un'altra penna svedese, in questo caso un'autrice, Karin Tidbeck, e il suo Amatka. Amatka è un libro veramente affascinante, etereo, plumbeo, strambissimo, e racconta di questo universo alternativo dove c'è un'unica materia, che è questa sorta di blob che compone tutte le cose con cui veniamo in contatto. Noi possiamo trasformare questa materia attraverso la forza del pensiero. Quindi se io ho bisogno di una matita, io la matita me la posso creare da questo blob pensando ardentemente di avere in mano una matita, ok? Ma se perdiamo la concentrazione, la matita si dissolve e ritorna blob. Quindi diciamo che è un libro che ha anche delle caratteristiche distopiche, molto strambe e peculiari, ma che ha a che fare con la forza dell'intelletto e soprattutto il potere del linguaggio. Estremamente interessante. Vi avevo fatto una recensione apposita, quindi siete curiosi, andatevela a ricercare. Un altro libro che vi consiglio, in questo caso abbiamo uno young adult molto peculiare, Bunny di Mona Wad, che è un po' Mean Girls se fosse diretto da Dario Argento, con questa protagonista, una ragazza che segue un esclusivo corso di scrittura creativa, che rimane subito affascinata da questo gruppo di ragazze, queste Mean Girls perfettine, che si fanno chiamare Bunny. Sono perfette, sdolcinate, con i capelli sempre in piega, ma che nascondono un segreto. Si trovano di nascosto e la vita della protagonista cambierà quando verrà invitata a questo congresso segreto delle Bunny. Chissà che cosa fanno in privato, saranno mica delle streghe dedicate al culto? Però
ci siamo vicini, cose inquietanti dietro l'angolo. Libro molto bello, secondo me, molto divisivo, non può piacere a tutti perché è fuori di testa, ma se vi piacciono i libri che scartavetrano un po' il vostro cervello, Bunny fa per voi. Soprattutto perché ho trovata una bella riflessione sul conflitto tra realtà e immaginazione. Molto ben eseguito. Anche di questo vi ho fatto una recensione apposita. Poi, non vale la pena nominare il mio amato Haruki Murakami. In questo caso non vi consiglio uno dei suoi maggiori libri, è anche uno dei libri che ho amato di meno del suo percorso, ma che secondo me è più in linea con il mood di Piranesi. E sto parlando di La fine del mondo e il paese delle meraviglie, che è un libro molto peculiare, che ha a che fare con un viaggio ai limiti del fantastico, considerate che ci sono anche gli unicorni, per dire, quindi è sicuramente l'approccio più fantasy di Murakami, quindi non surreale basta, secondo me entra maggiormente nel mood del genere, ovviamente alla sua maniera. È un libro molto particolare, anche qui abbastanza plumbeo, ma dominato dalla forza visionaria dell'autore giapponese. Io ve lo consiglio comunque, se avete amato Piranesi, se non avete mai letto nulla di Murakami, ovviamente partite dai maggiori, quindi Kafka sulla spiaggia, Norwegian Wood, eccetera eccetera. Mi sa che è arrivato un corriere, andiamo a rispondere. Un altro libro consigliato, se avete amato Piranesi, secondo me è Epepe, di Feren Karinti. È un libro scritto da un autore ungherese che in Epepe, un po' come anche in Amatka, il libro che vi ho citato prima, ragiona sulla comunicazione e il potere del linguaggio. In questo caso però il linguaggio non è assolutamente controllato. Diciamo che il protagonista è un linguista che deve andare a una conferenza a Helsinki, ma qualcosa va storto. Appena prende l'aereo lui pensa di essere atterrato in Finlandia, invece si ritrova in una città completamente diversa che appunto è Epepe. Nonostante lui sia un linguista, conosce tutte le lingue del mondo e se non le conosce capisce il loro funzionamento, a Epepe si parla un linguaggio, si parla una lingua che non ha nessuna logica, secondo lui. Non riesce proprio a comprendere la logica dietro le parole e soprattutto lui perde completamente la bussola, che nonostante avesse sempre avuto sicurezze e controllo sulla sua vita. È un libro estremamente inquietante, decisamente kafkiano, molto soffocante, quindi rispetto a Piranesi, che nonostante sia intricato, labirintico, a me ha dato un senso proprio di etereo durante la lettura, questo no, ha un mood completamente diverso, però secondo me può piacervi e poi ve l'ho consigliato diverse volte, quindi leggetelo, leggetelo, leggetelo. Vi consiglio anche, questo è un libro che non c'entra niente, ma a me ha ricordato un po' Piranesi per quanto riguarda il fatto che l'architettura qui dentro sia il personaggio principale praticamente della narrazione. Il libro in questione è La gelosia di Alain Robbe-Grillet ed è un libro dove si parla sostanzialmente di un mistero, una sorta di triangolo psicologico molto peculiare, ma in realtà la narrazione dobbiamo sviscerarla attraverso delle descrizioni che possono spiazzare il lettore perché si basano sullo studio minuzioso dell'architettura in cui si muovono i personaggi, che vengono identificati come delle coordinate, tra l'altro. Quindi noi dobbiamo carpire la trama attraverso le descrizioni asettiche che Grillet mette in scena. È un libro molto strano, ma sicuramente quando lo leggerete, una volta che capirete il meccanismo della narrazione, riuscirà anche a sorprendervi e riuscirete ad entrare nei suoi meccanismi. Vi ho fatto una recensione apposita su questo libro, quindi per averlo un po' spiegato meglio, anche perché ero fresco di lettura all'epoca, sicuramente lì troverete più informazioni. Però io ve lo consiglio, è un libro non per tutti sicuramente, ma il fatto che l'architettura, comunque gli ambienti, abbiano più peso quasi rispetto ai personaggi è sicuramente un elemento in comune che mi ha riportato alla mente Piranesi, ecco. Altro libro secondo me da leggere, in questo caso questo libro che vi sto per dire ve lo consiglio perché esattamente come Piranesi non può essere categorizzato nel fantasy, secondo me questo libro che vi consiglio non può essere categorizzato nella fantascienza, è una cosa a parte, ma viene definito tale
perché è più semplice definirlo in questo modo, e sto parlando della Foresta di Cristallo di J.G. Ballard. Ballard è un autore geniale, viene definito molto spesso appunto un autore di fantascienza, anche se non è fantascienza classica in stile Asimov. Ha molto spesso a che fare con il lato più cupo dell'essere umano, legato alle macchine, all'artificiale, come avviene ad esempio nel Condominio o in Crash. La Foresta di Cristallo è un libro che ragiona sul conflitto uomo-natura, secondo me. È un libro incantevole, soprattutto per le atmosfere rarefatte che riesce a trasmettere. È un libro in cui la natura non diventa così chiara ai personaggi che la abitano. C'è questa foresta che pian piano si sta cristallizzando, si sta trasformando in cristalli, e è come se questi cristalli di grande bellezza finiscano col fagocitare le creature che ci vivono, quindi anche gli animali e anche gli esseri umani. È un mistero che non trova soluzione all'interno del libro, quindi ovviamente non entro nei particolari, però mette, diciamo, in confusione i protagonisti, che sono abituati a usare il metodo scientifico per arrivare alla soluzione. Sembra il modo della natura di ribellarsi o comunque di trasformarsi secondo delle logiche non ancora esplorate. Quindi secondo me è una lettura che ha a che fare anche con l'ignoto, molto affascinante. È un libro molto strambo e lo definisco tra i miei preferiti di Ballard, quindi dategli una chance, perché anche in quel caso avrete pane per i vostri denti, che volete leggere cose un po' che sfuggono dai generi, sfuggono un po' dai generi fissi, e entrano maggiormente anche nel metafisico, nello psicologico, nell'esistenzialista. Cioè, secondo me anche Ballard, soprattutto questo libro, può fare per voi. L'ultimo che vi consiglio è un mega classicone ed è considerato un grande pioniere della distopia, e sto parlando di Flatlandia di Edwin Abbott. È un libro che in realtà è l'unica prova letteraria, credo, di Abbott, che in realtà era principalmente fisico e matematico, e lui voleva trattare il tema della quarta dimensione, che è un tema molto difficile da comprendere anche oggi. Figuratevi per i suoi coevi, no? Siamo alla fine dell'Ottocento comunque, e non era... era un tema che creava ancora molto dibattito, anche perché è difficile per noi esseri umani immaginare l'esistenza di una quarta dimensione. Per poterla spiegare appieno, diciamo che Abbott sceglie la strada della fiction attraverso l'universo di Flatlandia, che è un universo bidimensionale, dove vivono i poligoni. I poligoni che vengono strutturati gerarchicamente in base alla quantità di lati e angoli a loro disposizione. La storia è raccontata da un quadrato, quindi diciamo che non è un nobile, perché alla nobiltà ci sono i poligoni, quelli proprio con 200 lati, ma non è neanche nelle scale più basse, dove vivono i triangoli, che vengono considerati proprio la feccia della società. Diciamo che attraverso il protagonista noi scopriamo come si vive a Flatlandia, e pian piano il protagonista acquisisce la consapevolezza che Flatlandia non è l'unico universo possibile e non è l'unica risposta possibile. Quindi in questo modo diventa anche un libro che sì, introduce il tema della quarta dimensione, ma è anche un libro che ci spinge a far cadere i nostri pregiudizi, ad aprire la mente, a non diventare prigionieri sulle nostre convinzioni che ci mantengono prigionieri ignoranti, sostanzialmente. Bellissimo anche questo, ed è un libro che consiglio anche a chi detesta la matematica e la fisica, perché è estremamente chiaro, efficace, ma è anche molto letterario, e quindi secondo me aperto veramente a tutti. E detto ciò, questi erano i miei consigli, i 10 libri che vi consiglio se anche voi avete amato Piranesi di Susanna Clarke. Non leggendo fantasy solitamente, mi è stato difficile trovare dei libri che entrassero maggiormente nel genere, ma ripeto, secondo me Piranesi esce dal genere, è etichettabile come fantasy per il world building e per alcune situazioni, ma è un libro a sé, e quindi ho cercato di scegliere dei libri
a sé. Fatemi sapere se avete apprezzato i consigli, se secondo voi ci stanno rispetto al libro in questione, altrimenti consigliatemi anche voi dei libri che per mood e per struttura della storia, per tematiche, si avvicinano all'universo di Susanna Clarke. Insomma, fatemi sapere. Io intanto vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione. Ciao ciao!